È entrato in servizio il primo dei 19 nuovi treni della metropolitana di Napoli. Dopo averlo visto sfrecciare nelle stazioni, bellissimo e vuoto durante le prove, finalmente gli utenti potranno utilizzarlo. Oggi il primo viaggio dalla fermata Municipio a Garibaldi con a bordo il sindaco Gaetano Manfredi. Oggi è un giorno importante perché c'è il primo dei tanti treni che dovranno andare sulla linea 1, questo significa una migliore qualità dei trasporti, treni più frequenti, quindi un miglior servizio per i cittadini. Poi si sta lavorando sulla linea 6, le commissioni di collaudo sono al lavoro già da qualche mese e ci auguriamo che tra la fine dell'anno e gli inizi dell'anno nuovo ci possa essere l'apertura della prima parte della linea 6. In totale a Napoli entrerà in servizio una flotta di 19 treni moderni a disposizione della linea 1. Li produce la spagnola CAF, che si è aggiudicata il primo bando da 98 milioni nel 2016. Con il tempo l'investimento ha raggiunto i 170 milioni e il totale dei convogli è salito a 19, per un costo medio di quasi 9 milioni per ogni treno. Con la messa in servizio di questo treno si accorciano i tempi di attesa per gli utenti, come ci dice l'assessore comunale ai trasporti Edoardo Cosenza. Come direbbero i latini, ale acta est, cioè inizia una nuova era, perché non è solo il problema di avere meno tempo fra due treni, questi treni sono affidabili, cioè non si guastano all'improvviso, qui non avremmo più quel blocco all'improvviso, quindi c'è frequenza che tende a diventare, come si dice, europea, ma anche affidabilità. Già un solo treno fa diminuire di 2 minuti l'attesa, cioè l'attesa teorica da 14 minuti scende, cioè non l'attesa, il tempo fra due treni da 14 minuti con un treno scende a 12 minuti. L'auspicio dell'amministrazione è riuscire a immettere sulla linea, prima della fine dell'anno, anche un altro treno e di allungare l'orario del servizio. La nostra idea è di partire da un prolungamento più significativo nel fine settimana, quindi nei giorni a fine settimana dove c'è maggiore utenza negli orari, diciamo, serali e notturni, e poi quando avremo un sistema più robusto per il trasporto, allungare il servizio durante tutta la settimana.